In questo video voglio farvi vedere tutti i prodotti che ho comprato della marca Berryem. Questo è il prodotto che mi è stato inviato insieme al mio ordine. Allora, questi quattro sono le mie quattro dazzle dust che ho comprato. I colori sono abbastanza tendenti al blu-verde, tranne uno che è rosa. Poi ho preso 3-4 smalti della linea base, che sono questi, e questo che si chiamava Instant Nail Effect. Infatti, poi questa è la presentazione dei pigmenti Berryem sul loro catalogo. Ci sono tutti questi colori, questa pagina e in più queste due pagine. Come potete vedere, tipo sono 100, una cosa del genere. Il prezzo è di 4 sterline 50, che equivalgono più o meno a 5 euro, 5,20 euro, una cosa del genere, escluse le spese di spedizione. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo. Il numero è l'82. Il colore, vi ho fatto un piccolo swatch qui. Questo è il colore asciutto, mentre questo è il colore bagnato. Questo è un altro dazzle dust. Il colore è il 92. È un azzurro con dei riflessi dorati, se potete vedere dalla mia bellissima fotocamera. Questi sono due swatch. Questo è l'asciutto e questo è il bagnato. Il bagnato è bellissimo perché si vedono molto di più i riflessi dorati. Si vede? Questi due sono gli swatch del Dazzle Dust numero 15. Questo è l'asciutto e questo è il bagnato. È un azzurro molto tenue, se vedete l'asciutto, ma se lo bagnate è un azzurro proprio bellissimo. Questo è il colore visto dal vasettino. Vedete, da qua sembra quasi più argentato, però cambia molto qua. Questo è il Dazzle Dust numero 58. Questo è l'asciutto e questo è il bagnato. L'asciutto è un rosa molto tenue, potete metterlo su tranquillamente tutti i giorni, anche per andare a scuola, in ufficio, dove volete, mentre se lo bagnate diventa un rosa molto più carico, da usare soprattutto di sera. Poi se lo sfumate potete usarlo quando volete. Questo è il colore visto dal boccettino, il colore mi sembra che si chiama Candy. Infatti è un rosa proprio Barbie. Questo dopo avervi fatto vedere tutti questi swatch, mi sono provata a struccare. Come ben vedete, sono rimasti i segni di quelli che avevo bagnato, perché infatti durano tantissimo sulla pelle, sugli occhi, cioè soprattutto sugli occhi. Me li mettete se potete uscire tranquillamente tutta la sera e tornare a casa con gli occhi ancora perfetti. Ora vi presento gli smalti della Berryem. Questa è la pagina di presentazione. Questi sono tutti i colori degli smalti, queste due pagine e pure questa. Questi, come vi ho detto prima, sono i colori che ho. Ora vi faccio vedere un po'. Allora, questo smalto fucsia è il limited edition della collezione della Berryem. Il codice del colore è NPP1 Limited Edition. Questo è uno swatch dello smalto e questo è lo smalto aperto. Il colore è questo. Bene. Poi questo è il colore 297 blu glitter, come potete vedere, infatti è proprio solo glitter. Lo swatch del colore è questo,
Questo è il colore di quest'estate, quel bellissimo verde là, latte menta. Potete chiamarlo come un verdino molto chiaro. Una mia amica dice che sembra tipo i camici degli ospedali. No, precisamente i servizi, vabbè, però. Questo colore si chiama Mint Green, è un verdino. E vi faccio vedere adesso lo swatch, che è questo molto molto tenue, si vede proprio un pochissimo. Vedete qua. Poi vi presento questo, che è della collezione Gelati della Varenne. Il colore infatti si chiama Strawberry Ice Cream. Il colore è questo rosino molto tenue. E questo è uno swatch di questo colore. Questo smalto non ve lo consiglio proprio, in quanto sull'unghia non si vede niente. O fate tre passate o avete l'unghia trasparente. Bene, i miei smalti della Varenne sono finiti. Ora vi presento l'Instant Nail Effect della Varenne. Questo è l'effetto che dovrebbe venire sull'unghia. Voi applicate lo smalto sulla vostra unghia e sopra ci applicate questo smalto e farà questo bellissimo effetto. Vi faccio vedere su uno swatch che ho fatto prima. Vediamo se si vede qualcosa asciugandosi. Ve lo faccio vedere anche su una mia unghia. Allora, io avevo sotto il blu, ci passo sopra il nero. Lo potete applicare anche male, perché tanto. Poi quando si asciuga si sistema lui. Vedete che si sta spaccando. Si è spaccato, una volta asciutto. Si vede poco perché comunque è sotto il blu. Qua, guardate qua. Si vede un pochino di più perché è sopra il fucsia. Ok, la presentazione degli smalti e degli laser della Varenne è finita. Ora ho un altro acquisto, questo rossetto che si chiama Instant, no, Touch Magic, Touch of Magic. Il colore del rossetto è verde, solo che quando lo mettete sulle labbra non è così verde. Vi faccio vedere sulla pelle, solo che non so se viene, poiché questo rossetto cambia colore in base al pH delle vostre labbra. L'ho applicato qua, sì, sta cambiando. Diventerà tipo un rosa o fucsia o rosso, dipende proprio dalla vostra pelle. E ci metto un po', comunque diventa tipo un rosino, mentre sulle mie labbra è proprio fucsia. E il bello di questo rossetto è che dura, 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 cioè dura proprio tanto, molto di più dei rossetti, molto di più del lucidalabbra, ve lo consiglio proprio. E poi è bello, cioè sono quelle cose tipo per bambini. Quando vedete dite, ma come fa a diventare da verde a fucsia? Ma questo rossetto lo fa. Bene, la mia presentazione di tutti i miei prodotti della Varenne è terminata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!